Articolo 21. Il vice sindaco di Carrara si scaglia contro le imprese che hanno presentato ricorso. Superbonus. Confermata la proroga fino al 2023 per i condomini. Stop al bonus facciate. Rivoluzione allegra. Milani, accusato di istigazione a delinquere, si difende. Potenziato l'idrovoro di Aulla. Interventi per maggior sicurezza idrogeologica. Consegnate le onorificenze ai cittadini modello, 10 gli apuani premiati. Clima e cecidomia, crolla il raccolto delle olive in Lunigiana, meglio sulla costa. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa, ben ritrovati al consueto appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Articolo 21. Il vice sindaco di Carrara, Matteo Martinelli, si scaglia contro le imprese del settore lapidio che hanno presentato ricorso. Per Martinelli questi atti vanno a scavare una distanza tra imprese e cittadini. Ma ascoltiamo insieme tutti i particolari in questo primo servizio a cura di Alice Spadoni. Questi atti vanno a scavare una distanza sempre più marcata, non tra imprese e istituzioni, ma soprattutto tra imprese e cittadini. Così il vice sindaco di Carrara, Matteo Martinelli, titolare della delega al marmo, risponde ai più di 30 ricorsi presentati da alcune imprese del settore lapideo, incluse quelle che fanno a capo a Confindustria, contro l'articolo 21 del regolamento del marmo. Si tratta della norma che consente ai concessionari di raggiungere la soglia massima di 25 anni di periodo transitorio, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse generale con impatto positivo su occupazione, ambiente e infrastrutture pubbliche, e non solo attraverso il potenziamento della filiera, fermo restando l'obbligo di lavorare in loco almeno il 50% del materiale da taglio estratto. In sostanza, le aziende del marmo si sono convinte che così come formulato l'articolo 21 sia un'arma a doppio taglio e dia piuttosto adito a procedure farraginose che di fatto non risolverebbero il problema. Secondo Martinelli, invece, i ricorsi non richiederebbero ai giudici di rivedere il regolamento per la realizzazione dei progetti a favore della città, ma di annullarlo. Affermare pubblicamente oggi, ha tuonato Martinelli, che il regolamento approvato lo scorso giugno in Consiglio Comunale per stimolare imprenditori ad eseguire opere pubbliche per la città è totalmente sbagliato, significa volersi prendere gioco di tutta Carrara. Secondo il vice sindaco, i ricorrenti non si sono ancora ben resi conto che portando l'articolo 21 in tribunale stanno dicendo alla città che non vogliono realizzare progetti di interesse pubblico. In questi anni, ha concluso il vice sindaco, abbiamo costruito e approvato norme a tutela dell'ambiente di carattere amministrativo, in linea con il diritto moderno, in grado di accompagnare le imprese verso un futuro in cui si devono necessariamente coniugare gli interessi privati con gli interessi pubblici e riequilibrare il rapporto con la città. In Toscana i controlli nelle aziende sono superiori alla media nazionale. I servizi di prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro delle tre ASL toscane garantiscono infatti ogni anno ispezioni in circa l'8% delle aziende presenti nella regione. Come ha spiegato l'assessore alla sanità Simone Bezzini, la Toscana è tra le regioni che investono di più sulla salute e sulla sicurezza del lavoro. Insieme a tutti i soggetti coinvolti, ha spiegato Bezzini, stiamo mettendo in campo azioni ancora più forti in prevenzione e controllo per contrastare il fenomeno. Stop al super bonus 110% per le unità immobiliari e al bonus facciate. CNA Costruzioni ha denunciato la situazione, cantieri in ritardo o ancora da partire per carenza delle materie prime. Sentiamo tutti i dettagli. Cantieri in ritardo o ancora da partire a causa della carenza delle materie prime come cappotti termici o ponteggi. CNA ha voluto così denunciare lo stop al superbonus 110% per le unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti e la mancata proroga per il bonus facciate 90%. Secondo l'analisi di CNA, questa situazione rischia di bloccare il clima di forte ripresa che ha investito tutte le filiere connesse.
Secondo Stefano Gatti, presidente CNA Costruzioni, limitare la platea dei beneficiari del superbonus penalizza soprattutto le piccole e medie imprese e la grande maggioranza dei piccoli comuni. Condividiamo l'indicazione del governo di prorogare a tutto il 2023 il superbonus 110%, ha spiegato Gatti, ma riteniamo anche incomprensibile limitare la proroga soltanto a condomini e case popolari, escludendo tutte le singole unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti. CNA, inoltre, auspica anche una proroga del bonus facciate. I cantieri iniziati devono essere messi nelle condizioni di essere chiusi senza danneggiare né il committente né l'azienda, ha sottolineato Gatti. I ritardi oggi di molti cantieri sono legati a più fattori. La grande richiesta di beneficiare dei bonus, che apprestano un'opportunità ghiotta per sistemare abitazioni spesso fatiscenti, la mancanza di materie prime e la difficoltà delle aziende di concludere quindi i lavori nei tempi previsti. Secondo la Confederazione, dunque, si è venuto a creare un imbuto. Da una parte la richiesta di poter beneficiare dei bonus, dall'altra la difficoltà di reperire le materie prime. Come associazione, ha concluso CNA, crediamo che ridurre le misure di incentivazione per la riqualificazione energetica e la valorizzazione del patrimonio immobiliare contrasti con l'orientamento di una manovra espansiva per sostenere e consolidare la crescita annunciata dal governo e che trova conferma nel documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri. E come detto, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico, dove la conferma della proroga al 2023 del superbonus, ma solo per i condomini, e al 2022 per l'ecobonus ordinario e il bonus ristrutturazione, mentre al momento viene esclusa la proroga del bonus facciate. Ne abbiamo parlato con l'onorevole Martina Nardi, Presidente Commissione Attività Produttive. Dunque, ascoltiamo insieme gli ultimi aggiornamenti. L'ecobonus, l'impegno del governo Draghi era quello di mantenerlo per il 2023. Ad oggi il testo della legge di bilancio non c'è ancora, però insomma ci sono le indiscrezioni su cui siamo tutti quanti intervenuti, tra cui anch'io, dove si evince che il governo vuole mantenere il superbonus per il 2023 solo per i condomini e non per le case singole, quindi per tutte le abitazioni appunto di privati non, ad oggi sembra non possibile continuare il superbonus, così come non sembra intenzionato a far permanere il bonus facciate. Ora però su questo voglio aprire una parentesi, perché io e il mio collega Fragomelli abbiamo fatto un interpello al governo e abbiamo ricevuto una risposta importante da parte dell'Agenzia delle Entrate e del MEF, che ieri tra l'altro è stata pubblicata anche dal Sole 24 Ore, perché questa risposta, diciamo, va nella direzione che noi immaginavamo, cioè il fatto che comunque, siccome il bonus facciate non prevede SAL, cioè non prevede avanzamenti di lavori, quindi il pagamento per a fronte di avanzamento di lavori, se i proprietari entro l'anno, quindi entro il 31-12, pagano il loro 10% all'azienda che deve fare il bonus facciate, che ricordo essere il 90%, avranno tutto l'anno prossimo per poter realizzare e quindi completare il bonus facciate. Questo chiaramente stravolge la situazione ad oggi, perché mentre il governo dice che non è possibile prorogarlo, in realtà noi attraverso questo interpello abbiamo per certi versi individuato una possibilità, quindi diciamo al governo mantenetelo per tutti per entro il 2022, quindi ci dà più, diciamo, strumenti per agire, un'interlocuzione positiva col governo per arrivare a questo obiettivo. È uno strumento formidabile, lo è stato per la ripresa dell'economia italiana. Anche il 6,2% di PIL sostanzialmente riguarda in buona parte la ripresa del mercato dell'edilizia, anche perché l'edilizia ha a che fare con immobili, gli immobili per loro natura, lo dice la parola stessa, stanno fermi, quindi vuol dire attivare l'economia italiana,
attivare la piccola, la media e la grande impresa italiana, perché poi non c'è solo il mercato delle costruzioni tout court, cioè l'impresa edile, quello che gira intorno all'impresa edile, ma c'è anche e soprattutto l'industria. Penso al ferro, alla lavorazione del ferro, alla lavorazione dei ponteggi, ai mezzi meccanici di cui c'è necessità, quindi i camion, quindi gli strumenti, diciamo, tecnici di lavoro, così come tutto il mondo delle professioni. Quindi intorno a questa misura si è sviluppata positivamente quello che noi pensavamo quando abbiamo dato vita con l'articolo 119 e l'articolo 121 del decreto di lancio a questa misura straordinaria, una misura shock che poteva far ripartire il paese post pandemia, e questo si sta realizzando. Quindi noi pensiamo che, però, a fronte della crisi dei materiali, che comunque è un problema mondiale, insomma, determinato dalla ripresa mondiale e dal fatto che per più di un anno le aziende del mondo sono state chiuse, quindi i trasporti, l'approvvigionamento, insomma, è stato ed è tutto ripartito, diciamo, con un'eccezionale velocità, soprattutto in altre parti del mondo. Penso alla Cina, che è partita prima di noi, è ripartita prima di noi e anche, diciamo, con un livello molto più veloce rispetto alla ripartenza italiana ed europea. Quindi esiste un problema materiali che è fuori discussione, esiste il fatto che comunque le imprese italiane non sono più il numero che erano negli anni 80, ma avevano avuto una crisi fortissima appunto all'inizio, a cavallo del 2000, e sono diminuite in termini numerici, quindi abbiamo meno aziende, meno ditte che operano e che lavorano. E quindi sarebbe opportuno dare una continuità perlomeno fino alla fine del 2023, per poi, questa è la nostra proposta, arrivare a una sorta di decalage che piano piano faccia, diciamo, stabilizzi il sostegno al mondo delle costruzioni. Vedremo, è una partita complessa, del resto lo è sempre stata nel corso di questo anno e mezzo. Insomma, ricordo a tutti che proprio gli articoli a cui facevo riferimento prima, gli articoli del decreto rilancio che hanno dato il via al super bonus, sono stati completamente cambiati dal Parlamento, quindi c'è stato un ruolo protagonista, attivo del Parlamento, perché da un'intuizione giusta del governo di allora, e poi il Parlamento ha potuto, la Camera, la mia commissione, lavorare e, diciamo, costruire la misura così come oggi la conosciamo. Quindi sarà una partita complessa, però noi ci siamo, proviamo a capire e a costruire le possibilità invece che rimanga il superbonus anche per le case unifamiliari. Giulio Milani, di Rivoluzione Allegra, accusato di istigazione a delinquere, si difende dalle accuse della conferenza indetta questo pomeriggio e dichiara: non ho a che fare con gli anarchici di Carrara. Sentiamo dunque insieme le sue parole. Sono stato denunciato per istigazione a delinquere a seguito di un video che avevo postato sul mio profilo personale, nel quale invitavo ad aderire ad un'assemblea che era stata indetta dal gruppo Variante Umana a Carrara, e invitavo a partecipare, a convergere su quella manifestazione e poi a protestare in maniera un po' più forte, diciamo, il sentimento di protesta e di sofferenza del nostro popolo, delle nostre persone che in questo momento sono sotto scacco per diverse questioni, a partire dall'uso del Green Pass, ma non solo, e quindi invitavo chi c'era ad attraversare le strisce pedonali e a inscenare in questo modo un corteo pacifico, non violento. Ma siccome il clima è molto teso, subito le forze dell'ordine hanno immaginato una saldatura con gli anarchici, come è successo a Milano, senza considerare che comunque le due piazze sono molto diverse sia per composizione che per numeri, e quindi niente di tutto quello sarebbe successo. Da Carrara
ancora un gruppo di anarchici che non sono gli stessi che hanno organizzato l'assemblea di quest'oggi, ha preso le distanze dalle mie dichiarazioni e sostanzialmente mi ha anche scagionato, diciamo, dalle accuse, perché evidentemente se gli anarchici di Carrara ritengono di non avere niente a che fare con me, io non ho niente a che fare con loro, quindi diciamo che da questo punto di vista cade l'accusa di sedizione o quant'altro avessero in mente le forze dell'ordine. Ripeto che però la situazione è il sintomo di un nervosismo da parte delle forze dell'ordine e del Ministero degli Interni, legato non tanto alle proteste, che fin qui sono state assolutamente pacifiche, come quelle che ho condotto io, guidato io qui a Massa, ma anche a Carrara, ma per il fatto che appunto c'è una sofferenza vera legata a quanti stanno subendo le conseguenze di determinate politiche, una delle quali è il Green Pass, poi ci sono tutte le altre. La questione sanitaria e la questione politica, come io ripeto dal primo giorno, sono collegate, sono implicate tra loro in qualche modo, cioè questa crisi sanitaria è stata impiegata dal governo, dal primo precedente, da quello successivo e da altri che si sono, hanno deciso di convergere su questa iniziativa per ottenerne dei vantaggi, tra i quali per esempio la violazione dei vincoli di bilancio, e quindi arrivare a delle situazioni come Recovery Fund, dove si vanno a prendere in realtà non dei soldi ma del credito, cioè del debito dal nostro punto di vista, per andare a fare delle cose che però non sono state concordate, nel senso che il piano di resistenza e resilienza se lo sono messo insieme, in piedi tra loro, senza andare a verificare quali fossero i veri aspetti del paese su cui intervenire. Quindi diciamo che noi non concordiamo proprio con il piano che questo governo, del governo del banchiere Draghi, sta mettendo in piedi, quindi con l'uso di questi soldi. Un altro weekend di controlli in provincia per le forze di polizia, sanzionati per ubriacrezza tre giovani e denunciato un 44enne per guida in stato di ebbrezza. I tre giovani sono stati fermati in via Alberica poco dopo l'una in un evidente stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcol, mentre in via delle Mura Est è stato denunciato il 44enne con conseguente sospensione della patente di guida. Gli agenti della Polizia di Stato sono dunque impegnati a garantire maggiore sicurezza in occasione della movida durante il fine settimana. Potenziato l'idrovoro di Aulla, inaugurati oggi il primo e il secondo lotto, con un finanziamento regionale di oltre 670.000 euro, gli interventi del Consorzio 1 Toscana Nord andranno a garantire dunque maggiore sicurezza idrogeologica. Vediamo tutti i dettagli. Sono stati inaugurati questa mattina il primo e il secondo lotto riguardante il potenziamento e il miglioramento funzionale dell'impianto idrovoro Aulla Città. Dopo la devastante alluvione che colpì la città nel 2011, gli interventi andranno a rafforzare l'impegno e l'attenzione che il Comune di Aulla, la Regione Toscana e il Consorzio 1 Toscana Nord hanno messo in campo per garantire una maggiore sicurezza idrogeologica all'interno del territorio. Gli interventi, realizzati dunque dal Consorzio 1 Toscana Nord con un finanziamento regionale di oltre 670.000 euro, hanno riguardato il posizionamento e la messa in opera di uno sgrigliatore atto a rimuovere materiale flottante e detriti dal canale che scorre a fianco del Magra e raccogliere le acque dell'abitato di Aulla. Entro la fine dell'anno verrà inoltre completato il terzo lotto, riguardante la messa a dimora della terza pompa, che sarà in grado di aumentare ulteriormente la sicurezza idraulica. I lavori svolti garantiranno che l'impianto funzioni direttamente alimentandosi con la rete elettrica, grazie all'allaccio di un'apposita cabina Enel, che consentirà alle pompe di entrare in funzione in modo automatico grazie al telecontrollo che, servendosi anche di sensori, massimizza l'efficienza e riduce i tempi di entrata in funzione. Per il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, si tratta di un importante risultato dell'amministrazione per la città, che permette dunque la definitiva messa in sicurezza con l'allaccio alla rete fissa delle idrovore, precedentemente collegate solo al generatore.
A quasi 10 anni dall'evento luttuoso e rovinoso patito dalla nostra comunità, ha concluso il sindaco, la messa in funzione dell'impianto assume oggi un significato di una valenza particolari. Il Partito Repubblicano, sezione Mazzini, ringrazia gli elettori e candidati della coalizione di centrosinistra della lista Gianni Lorenzetti verso nuovi traguardi per l'adesione al programma, per l'impegno profuso che ha portato ad un indubbio successo elettorale. Per il PRI è stato uno sforzo organizzativo che ha voluto sostenere per riportare l'Edera in una terra che ha visto eletto nella prima giunta di centro-sinistra il sindaco repubblicano Giuseppe Vagli. Questo impegno vedrà il Partito Repubblicano impegnato dunque a sostenere la nuova giunta comunale contro la povertà e la mancanza di adeguata offerta occupazionale, un'attiva azione contro l'emarginazione sociale, per un turismo qualificato che esalti le bellezze del territorio, la lotta contro il dissesto ambientale e il rilancio delle attività economiche. E non per ultimo il superamento della discarica di ex Cavaviti. Il prefetto Claudio Ventrici ha consegnato nella giornata di ieri le onorificenze ai cittadini modello. Sono 10 le persone che si sono distinte per aver prestato il proprio contributo alla comunità. Vediamo. Sono esempi per la collettività e si sono distinti per aver dato qualcosa di più al prossimo in settori diversi e ai quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto riconoscere particolare merito concedendo loro una onorificenza. Nel corso della cerimonia avvenuta ieri presso la sede della Prefettura ed organizzata dal prefetto Claudio Ventrice, sono stati insigniti delle onorificenze 10 cittadini apuani. La consegna è stata fatta alla presenza delle autorità e dai familiari degli insigniti. Presenti i sindaci Francesco De Pasquale, il sindaco di Carrara, e il sindaco di Massa, Francesco Persiani, il colonnello Americo Di Pirro, il comandante provinciale dei Carabinieri, e Gianni Lorenzetti, presidente della provincia. Oggi è una giornata veramente molto particolare perché abbiamo consegnato le onorificenze a 10 cittadini della provincia di Massa, per cui Massa si arricchisce di 10 nuovi insigniti. Abbiamo dato 7 onorificenze come cavaliere, 2 da ufficiale e 1 di grande ufficiale. E cosa dire? Persone che sono d'esempio per lo Stato italiano, perché sono distinti oltre al proprio lavoro anche per la solidarietà verso la collettività, nel volontariato, nell'accoglienza, nell'aiutare i più deboli. Nell'aiutare anche coloro i quali purtroppo sono state vittime della pandemia, hanno dato veramente tanto a livello di volontariato. Io sono veramente orgoglioso e felice per aver consegnato queste onorificenze a delle persone che meritano di essere da esempio per tutto lo Stato italiano. Gino Angelo Lattanzi della CNA di Massa Carrara ha ricevuto il titolo di grande ufficiale grazie ad aver dedicato il proprio tempo per iniziative finalizzate a fronteggiare le morti bianche. Fiorella Fambrini invece è ufficiale per l'impegno finalizzato a progetti sociali destinati alla popolazione studentesca più fragile, studenti lavoratori, studenti stranieri e per l'impegno per l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'onorificenza di ufficiale è stata consegnata anche ad Umberto Piemontino, medico della Polizia di Stato, ora a Genova, in prima linea nell'emergenza Covid. 7 sono invece i nuovi cavalieri. Walter Calandri, sottotenente dei Carabinieri, in prima linea per le operazioni contro il trafugamento di beni archeologici sottomarini, che ha portato al recupero di ben 117 reperti. Dal 2015 comandante del nucleo radiomobile di Carrara, ha così coordinato nel contrasto alla criminalità molte operazioni che hanno condotto all'arresto di oltre 150 persone. Sergio Matersi, attivo nel mondo del volontariato, opera come soccorritore alla pubblica assistenza di Carrara, in prima linea per eventi come l'alluvione di Aulla del 2011.
Francesco Bassi, impegnato nel volontariato al centro di addestramento militare della Croce Rossa di Marina di Massa, ha ricevuto alcuni riconoscimenti per l'organizzazione della logistica al corso di diritto internazionale e per l'organizzazione dell'accoglienza dei profughi curdi. Luciano Borghini ha operato invece alle dipendenze della provincia di Massa Carrara, è entrato a far parte del Ministero della Pubblica Istruzione come operatore scolastico, donatore attivo Avis e nonno civico. Il brigadiere capo Angelo Pellegrini, al comando provinciale dei Carabinieri, è amministratore delle banche dati della Forza di Polizia. In forza al nucleo investigativo ha partecipato alle indagini che hanno permesso l'arresto dell'autore dell'omicidio di due giovani. Pietro Borghini, maggiore della Polizia Municipale, vice comandante del corpo, in prima linea in molti settori con vari incarichi, si è distinto nell'emergenza Covid nonostante un infortunio. E infine Alberto Moisè, un esempio di vita e di impegno lavorativo nel marmo. Dopo aver ricevuto l'onorificenza dal prefetto, proprio in dirittura d'arrivo del proprio percorso professionale, Piero Borghini ha voluto ringraziare il sindaco Francesco Persiani e l'amministrazione e in particolare il comandante Fernando Della Pina per l'averlo segnalato per questo importante riconoscimento. Piero ci tiene a condividere con tutti i suoi colleghi per l'impegno e la dedizione, nonché con i propri familiari che da sempre lo hanno sostenuto. Da quando è scattata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel febbraio 2020, le donne e gli uomini tutti della polizia locale hanno dimostrato un impegno straordinario che è andato ben oltre il dovere istituzionale, ha dichiarato Piero Borghini. Questo riconoscimento è quindi il frutto dell'impegno profuso in questo particolare e triste periodo che, anche grazie ai vaccini e all'adozione del Green Pass, mi auguro presto potremo lasciarci alle spalle. E proprio a Piero Borghini sono arrivati anche gli auguri della propria famiglia. Hai sempre svolto il tuo lavoro con dedizione, impegno e passione e durante la pandemia hai dato un grande contributo a beneficio di tutta la cittadinanza. Tutta la famiglia è orgogliosa e per questo importante e prestigioso riconoscimento e mandano le migliori congratulazioni. Piero Borghini è anche lo zio della nostra conduttrice Ilaria Borghini, che in prima persona ha voluto complimentarsi con lui e ringraziarlo per essere stato una figura importante, oltre che per la cittadinanza, anche per lei e tutta la famiglia. Complimenti cavaliere dunque anche da parte di tutta la nostra redazione. Bruno Giampaoli, presidente d'Italia Nostra della sezione di Massa Montignoso, è tornato a parlare del pomario ducale. Come ha ricordato Giampaoli, è ormai trascorso più di un mese da quando è stato proclamato il vincitore del concorso di idee per il pomario e l'area circostante. Da allora non è arrivata più nessuna notizia. Pensavamo almeno ad una presentazione pubblica del progetto, ha dichiarato Giampaoli, e speravamo anche che fossero stati richiesti e magari ottenuti i fondi ministeriali. Italia Nostra spera dunque che l'amministrazione esca dal silenzio. Ci auguriamo che il tutto non finisca in una bolla, ha concluso Giampaoli, proprio ora che gli agrumi massesi stanno balzando alla ribalta nazionale. Tante altre notizie vi aspettano, ma subito dopo la pubblicità, dunque non cambiate canale, tra poco. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. A Puana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa.
autunno. È una stagione meravigliosa, piena di colori e di profumi. È la stagione perfetta per dedicarsi al giardino e al giardinaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che la mamma può avere tantissimi consigli per abbellire il balcone in autunno. E per voi bambini, tanti laboratori e attività per imparare giocando. Io voglio imparare a piantare i ciclamini. Io voglio fare una sorpresa alla nonna. MB Garden, via Aurelia Ovest 295. Occupiamoci adesso di clima e cecidomia, perché crolla fino al 70% il raccolto delle olive nell'Lunigiana. Coldiretti invita i consumatori ad acquistare olio italiano evitando quello straniero a basso prezzo. Sentiamo. Clima e cecidomia. Crolla il raccolto delle olive Lunigiana, va meglio sulla costa. Come ha spiegato Coldiretti Massa Carrara, l'andamento climatico anomalo e l'infestazione della cecidomia lunigiana costeranno una riduzione fino al 70% della produzione di olio. Situazione migliore invece sulla costa, dove il calo sarà più contenuto, intorno al 40-50%, con differenze anche notevoli tra zona e zona. Come ha dunque sottolineato Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara, la campagna olivicola si apre con uno scenario diverso rispetto all'anno scorso. A giocare un ruolo decisivo sicuramente è stato l'andamento climatico, con eventi estremi caratterizzati dalla gelata tardiva di aprile e dalla siccità estiva. L'olio extravergine che finirà sulle nostre tavole sui mercati italiani e stranieri, ha comunque sottolineato la Ferrari, bene rappresenterà il Made in Tuscany dell'eccellenza. La Ferrari ha inoltre condiviso le preoccupazioni dell'Unione dei Comuni Montani della Lunigiana nel chiedere interventi e misure contro la cecidomia per evitare che l'infestazione si allarghi ad altri territori. Secondo le previsioni, dunque, la produzione di olio nella provincia di Massa Carrara dovrebbe attestarsi intorno ai 1000 quintali contro i 2000 dello scorso anno, ragione per cui si teme una nuova invasione delle importazioni di olio straniero sul mercato. Diffidate dei prezzi troppo bassi, ha concluso la Ferrari, guardate con più attenzione le etichette e acquistate extravergine a denominazione di origine DOP e IGP, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100% da olive italiane. Sostenibilità ambientale, gestione del bosco, tutela delle filiere castanicoltura e apicoltura, le due DOP della Lunigiana. Di questo si è parlato nel corso di un evento della cooperativa agricola Montagna Verde Alliciana Nardi, alla presenza della vicepresidente della Regione Toscana e assessore all'agricoltura, Stefania Saccardi. L'obiettivo, come ha spiegato la Saccardi, è quello di sostenere la castanicoltura, l'apicoltura e tante altre produzioni di eccellenza del territorio. Un impegno destinato a concretizzarsi, ha spiegato l'assessore nel protocollo che firmeremo a breve con la rappresentazione dei comuni montani di Anci per dare sostegno a questo e ad altri settori che, come l'apicoltura, stanno soffrendo a causa di fattori ambientali o patogeni. Torna Io Non Rischio. Domenica i volontari di Protezione Civile, istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano dunque nelle piazze per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel paese e di quelle buone pratiche di protezione civile. Ci saranno oltre 3.000 volontari di protezione civile in tutta Italia e di questi 632 nella sola Toscana, per parlare con i cittadini nei gazebo, nelle piazze fisiche, ma anche in quelle virtuali, per informarli sulle buone pratiche di protezione civile, dalla cultura della prevenzione a come attivarsi di fronte ai rischi più grandi. In Toscana i gazebo saranno 16, inoltre verranno attivate delle piazze appunto digitali, in provincia sarà organizzato a Carrara. E siamo giunti al momento degli auguri, dunque vediamo insieme chi sono i festeggiati di questa sera.
L'associazione Apo Mater ha organizzato per giovedì 28 ottobre alle 17.30 presso la sala Cafaggio Polartis a San Martino nel comune di Carrara una conferenza dell'avvocato Andrea Baldini sul tema teatro sul palcoscenico e teatro di strada a Masse a Carrara alla fine degli anni 60 del Novecento. Con questa conferenza riprendono dunque le attività culturali di Apo Mater, riprendono con Andrea Baldini, straordinario conoscitore della realtà apuana e carrarese in particolare. Andrea parlerà di quegli attori, di quei ragazzi che hanno costruito attorno a sé un mondo fantastico. Un mondo in cui, nello spazio breve e intenso della loro giovinezza, sono stati capaci di inventarsi una realtà parallela e diversa. Martedì saranno effettuati dei lavori sulla rete dell'acquedotto servente il comune di Carrara dalle 8 alle 13 e comunque sino al termine dei lavori verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in via Tiro, a Segno, via Moneta in località Fossola. Passiamo adesso allo sport. Si è conclusa la partita della Città di Massa calcio A5 che ha vinto 4-2 contro il Modena Cavezzo. Per l'intervista post partita abbiamo Alessio Digno. Sentiamo. Alessio Digno, un nuovo esordio con la maglia della Città di Massa in Serie A2. Sei tornato, oggi un grandissimo pubblico è venuto a sostenerti, hai fatto doppietta, insomma una bellissima partita. Abbiamo vinto 4-2, racconta un po' com'è andata e le sensazioni che hai provato. Sapevamo benissimo che era una partita difficile, una buona corazzata creata per vincere, però noi con piedi in terra e pedalare abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti. I tuoi due gol sono stati osannati da tutta la folla. Sono molto contento dei miei due gol, ovvio la vittoria, anche il pubblico ha aiutato nella vittoria, sicuramente li invitiamo ogni sabato a sostenerci sempre di più e magari arrivare un giorno e avere veramente il palazzo tutto pieno. E i miei due gol li dedico a mia mamma che mi ha sempre sostenuto, i miei genitori, i miei parenti, specialmente i miei amici che mi hanno sempre sostenuto sia nei momenti facili che nei momenti difficili, e a tutte queste persone che hanno sempre creduto in me e hanno fatto ciò che tutto potesse diventare realtà. Prossima settimana abbiamo pausa e quindi testa comunque gli allenamenti alla prossima partita che verrà. Sicuramente sarà una settimana di allenamenti dove dovremo, nonostante non giochiamo, dare il massimo, specialmente io, perché piano piano bisogna riprendere la condizione fisica per poter aiutare sempre di più la squadra nel raggiungimento dell'obiettivo. E con il calcio si chiude questa edizione del telegiornale, non ci sono altre notizie. A seguire le previsioni meteorologiche curate dal nostro Paolo Lunini con la rubrica del Meteo Weekend. Non mi resta che augurare a tutti voi che ci seguite da casa ogni sera una splendida serata, una buona domenica e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Il Meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Buonasera, ben ritrovati a Meteo Weekend, l'appuntamento settimanale con la meteorologia. Dopo la fase secca di metà mese, giovedì il transito di una tipica perturbazione atlantica di stampa autunnale ha dispensato delle piogge moderate, quasi mai forti, su tutto il territorio provinciale, con accumuli abbastanza omogenei, ma con i picchi che in maniera assolutamente tipica di questo tipo di perturbazione si sono concentrati sui rilievi delle Apuane e sulla Lunigiana nord-occidentale con qualche picco anche di 80-100 mm, ma come dicevamo l'intensità quasi sempre moderata dei fenomeni ha scongiurato eventuali problematiche. Poi già in queste ore lo vedete un rapido miglioramento per l'allontanamento verso sud della perturbazione rimpiazzata rapidamente da una rimonta dell'alta pressione.
Il nostro quadro sinottico ci conferma un'evoluzione in rapido miglioramento sul comparto centro-settentrionale dell'Europa, dove si sta strutturando un'area di alta pressione che diverrà poi piuttosto robusta ed estesa ad inizio settimana prossima, con la prospettiva quindi di una fase piuttosto duratura di tempo stabile soleggiato, con afflusso sul suo bordo orientale di aria secca e via via più fredda, un po' come abbiamo avuto, lo ricorderete, la scorsa settimana sotto forma di tesi venti di tramontana. Ciò che rimane della perturbazione transitata nelle nostre zone giovedì si allontana piuttosto rapidamente sullo Ionio, andando poi fra domenica e lunedì a formare un minimo di bassa pressione piuttosto profondo, che determinerà un intenso maltempo su molte regioni del centro e del meridione dell'Italia, in particolare fra Puglia, Calabria, Sicilia e poi Sardegna, mentre invece, come dicevo, sulle nostre zone splenderà il sole, quindi avremo un'Italia divisa in due. Passiamo adesso alla previsione per domenica, un'altra bella giornata di sole autunnale. Al mattino lo vedete un cielo sereno poco nuvoloso, dei residui annuvolamenti più intensi li ritroveremo ancora una volta sul canale appenninico, ma tendenti a diradarsi. Nel pomeriggio poche variazioni, un cielo sgombro da nubi e terso, al più qualche annuvolamento cumuliforme di scarsa consistenza in prossimità delle aree montuose. Le temperature saranno in diminuzione, più sensibile nei valori diurni e sulle zone interne, tornano ovunque al di sotto dei 20 gradi, farà anche piuttosto fresco al primo mattino. La ventilazione moderata o tesa da nord-nord-est, quindi tramontana, con raffiche localmente anche forti a metà giornata, lungo le vallate della Lunigiana poste allo sbocco dei passi appenninici, ventilazione che poi tenderà ad indebolirsi entro la serata. Il mare poco mosso tende a quasi calmo sotto costa. Abbiamo accennato ad inizio puntata di un'area di alta pressione che andrà a strutturarsi Europa centrale, garantendo anche sulle nostre zone tempo stabile e soleggiato. È probabile che questa condizione ci accompagni fino al termine del mese, quindi per buona parte della prossima settimana. Da segnalare soltanto fra lunedì e le prime ore di martedì il transito di velature, a tratti anche spesse, ma senza rischio di fenomeni. Poi da martedì pomeriggio in avanti avremo delle giornate pressoché serene, con al più qualche annuvolamento di scarsa consistenza in montagna. Le temperature caleranno ulteriormente fino a portarsi leggermente al di sotto delle medie nei valori minimi del primo mattino, farà piuttosto freddo all'alba con valori localmente anche sotto ai 5 gradi nei fondovalle. Di giorno invece le temperature saliranno su valori consoni al periodo, avremo quindi una marcata escursione termica giornaliera. Per quanto riguarda il meteo finiamo qua, tutti gli aggiornamenti potete seguirli anche su internet collegandovi al sito meteopuane.it. Non mi rimane che augurarvi una buona serata e un buon fine settimana. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo!